Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Era da un po' che volevo fare questo video, però dopo l'ultimo turno di Champions League mi sono sentita ispirata. 9 su 9 titolare. Ha giocato 709 minuti fino a qui, solo Otamendi e il portiere del Benfica hanno fatto meglio. Ok, vi ho già detto del Benfica. Vabbè, dal titolo avrete già capito di chi stiamo parlando. Parliamo di Enzo Fernandez. Ha 21 anni, gioca in Europa da 3 mesi, eppure sembra che abbia alle spalle moltissima più esperienza. Esattamente 2 anni fa, a quest'ora, aveva giocato appena 4 partite in prima divisione argentina e 2 anni dopo, eccoci qua, alcuni lo considerano come uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Vediamo insieme come ci è arrivato e cosa giustifica tutta questa ammirazione per questo ragazzo. Dunque, Enzo Fernandez è un classe 2001, nato in Argentina a San Martín, nella provincia di Buenos Aires, è un centrocampista e il suo piede forte è il piede destro. Calcisticamente cresce nel River Plate finché non viene mandato in prestito al Defensa y Justicia, sempre nella massima divisione del campionato argentino, dove con allenatore Hernán Crespo vince la Copa Sudamericana e la Recopa Sudamericana. Poi nel 2021 rientra alla base e quell'anno, cioè l'anno scorso, il River vince il primo campionato in 7 anni. C'è una foto che descrive benissimo il ruolo di Enzo Fernandez nel River. Eccola qui. Eccolo lì, al capo della costruzione del gioco, sempre pronto anche a ricevere palla, molto bravo anche sotto pressione e di media aveva un 85% di passaggi completati. È un giocatore molto molto completo, si sa dar da fare nella fase difensiva e poi però è molto aggressivo anche nella metà campo avversaria. Ha contribuito a 10 gol e 3 assist in 25 presenze e si è affermato quindi molto velocemente come uno dei giocatori più completi e più ambiti anche del campionato argentino. Ed è uno di quei giocatori che si prendono tante responsabilità e le vogliono, si prendono la squadra sulle spalle. Infatti l'anno scorso nessuno più di lui in tutto il campionato argentino ha completato più passaggi o ricevuto più volte il pallone. Gli sono state proprio date le chiavi del centrocampo del River Plate. Ma veniamo a noi. Nell'estate del 2022, quindi la scorsa estate, il River lo vende al Benfica, che nel frattempo aveva fatto spazio vendendo a sua volta Darwin Núñez al Liverpool. Fino a qui, cioè in 3 mesi, si è già fatto notare dalle big. Infatti, notizia di questi giorni, il Barcellona lo starebbe già valutando come possibile sostituto di Busquets l'anno prossimo, anche se il Barcellona l'aveva già notato a quanto pare. Si dice infatti che il direttore sportivo del Barça, che non più l'attuale, cioè quello che era il direttore sportivo del Barça fino all'anno scorso, Ramon Planes, e a quanto pare l'aveva già addocchiato, salvo poi lasciar perdere. Per non parlare del fatto che, dopo queste poche presenze ma grandi performance, sta combattendo per un posto sull'aereo con la sua nazionale direzione Qatar. Concentriamoci adesso sulle sue prestazioni con il Benfica nel campionato portoghese. Queste sono le ultime 7 formazioni messe in campo da Roger Schmidt del Benfica. E come vediamo è lì padrone del centrocampo insieme al suo fidato compagno Florentino Luis. Squadra che vince non si cambia, infatti dall'inizio del campionato il Benfica è imbattuto, ha messo a segno 41 gol, ne ha incassati 10 e si è portato a casa 9 clean sheet. Comunque, tornando a Enzo Fernandez, inizia la stagione del Benfica, giocano la prima contro la Roca e lui debutta, vincono 4-0, lui segna un gol e queste sono le sue statistiche, già niente male. E c'è qualcuno che già dice: fidatevi di noi, tenetelo d'occhio. Ah, a proposito, Most si riferisce al fatto che a livello generale di tutta il campionato portoghese era quello che aveva ottenuto la statistica più alta in quel campo. Se guardiamo la mappa dei suoi movimenti, dei suoi passaggi, tocchi palla, vediamo che ha il totale controllo del gioco, inoltre è fondamentale nella costruzione e non a caso è regolarmente uno dei best 11 della formazione ideale, è stato anche dopo l'ultima giornata di campionato. Come dati prenderei in considerazione quelli delle ultime 2 partite, per esempio quella di campionato contro il Rio Ave e quella di Champions League contro il Paris Saint-Germain.
In campionato, appunto, come ho detto, sabato scorso il Benfica ha vinto 4-2 contro il Riave e questi sono i suoi movimenti in campo. E vediamo che in 45 minuti ha completato 72 passaggi, 23 nella tre quarti avversaria, 6 nell'area avversaria, 6 chance create, delle quali un assist, e 100% di precisione nei passaggi. Se invece guardiamo i suoi numeri fino a qui, a livello generale nel campionato portoghese, mettendo a confronto tutte le partite, totalizza una media di circa 90% per quanto riguarda la precisione nei passaggi, e il maggior numero di passaggi lunghi completati, 9.8, e il secondo numero più alto di occasioni create. Veniamo poi alla Champions League, in cui ha giocato solo 4 partite e niente di meno che le ultime 2 contro il Paris Saint-Germain. Se consideriamo la squadra del Benfica, è quello che ha realizzato più contrasti, più recuperi palla, ben 8, e passaggi completati 48, passaggi nel campo avversario 23, pericoloso offensivamente, 9 nell'area avversaria, è il secondo per efficacia, precisione nei passaggi, e il secondo per tocchi di palla. 6 su 8 sono stati i passaggi lunghi completati e 3 su 7 i duelli vinti. Comunque direi, al di là della buonissima partita che... buonissima è un eufemismo, partita che ha disputato ieri e anche all'andata, direi che quello che più sorprende sono proprio le statistiche a livello generale fin qui. Infatti, considerando i top 7 campionati europei, è il giocatore che ha realizzato più passaggi di tutti, in assoluto, e qui i paragoni già con Kroos si sprecano, lo considerano un po' come il suo successore. In effetti, se vediamo questa mappa, solo in quanto ai passaggi nell'area avversaria e ai falli guadagnati, il tedesco ha fatto meglio di lui quest'anno. Oltretutto c'è un'altra classifica che ci mostra che è il secondo in assoluto, nei 7 campionati, che subentra più spesso nella tre quarti avversaria, e il quarto per numero di passaggi filtranti. Una delle notizie di oggi però è che supera Neymar in quest'altra classifica, negli Open Play Expected Assist, cioè la probabilità che uno dei suoi passaggi sia un assist per un gol. Infatti eccolo lì, sopra Neymar. È il nuovo maestro del centrocampo del Benfica. È il mago dei passaggi, super preciso, bravo con le palle lunghe, pericoloso nell'area avversaria, serve i compagni appena trova uno spazio libero, si diverte a passare il tempo nella tre quarti avversaria, un gioiellino niente male da tenere d'occhio. Sicuramente seguirò la sua crescita, perché per ora ci sta facendo divertire e non poco. Vederlo giocare è davvero... è uno di quei giocatori che mi piace vedere giocare, mi fa divertire. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un pollice in su e ci vediamo nel prossimo.